Venditalia 2022, la fiera della ripartenza continua. Ci troviamo allo stand di Perfetti Van Mel e siamo in compagnia di Fabrizio Nicosia, il responsabile vendite Italia per il comparto vending. Fabrizio, benvenuto. Grazie Fabio, buongiorno a te, buongiorno a tutti quanti e buona fiera a tutti. E buona fiera dopo quattro anni, ben quattro anni che il popolo del vending non si incontrava in modo ufficiale e io vedo tantissimo fermento stamane al primo giorno. Beh, c'è tantissimo fermento e c'è tantissimo entusiasmo proprio, vedo molta partecipazione, voglia di riprendere questa manifestazione, ma voglia proprio di una ripresa in generale, di incontrarci, di fare business, e questo è molto bello. Sì, noi nel frattempo però parliamo di Perfetti Van Mel, parliamo di cosa è accaduto in casa Perfetti Van Mel negli ultimi quattro anni in relazione all'inserimento di nuovi prodotti, nuovi agenti, crescita del fatturato e tanto altro. Guarda, innanzitutto in questi quattro anni qua abbiamo avuto tempo per riflettere, abbiamo avuto la costanza di rimanere in questo mercato, sappiamo che il vending è stato uno dei settori più colpiti in assoluto e in questi quattro anni abbiamo anche lanciato nuovi prodotti, abbiamo proprio avuto la voglia di continuare ad esserci ed essere protagonisti in questo mercato. Abbiamo lanciato comunque dei prodotti funzionali, marchio Golia, il multivitamin, abbiamo lanciato il Degam Instant White, un prodotto anche questo funzionale, diciamo, per altri motivi, e siamo molto soddisfatti. E in più abbiamo iniziato a pensare a quello che è un mercato un po' fuori dal vending tradizionale, quindi pensando un po' a quello che è il mercato degli H24, un mercato molto diciamo in fermento, no? E in questi anni ci siamo attivati moltissimi, ci sono moltissimi operatori e quindi questo è stato molto importante. Una cosa altrettanto importante è che tutti i componenti del mio gruppo, ormai il vending Perfetti esiste da 21 anni, è una divisione nata appunto 21 anni fa e i miei ragazzi sono con me praticamente da sempre. Questo vuol dire che sono professionisti del settore e conoscono tutte le sfaccettature di questo mercato. Ritengo sia molto importante. Beh, allora intanto diciamo che io ho visto nascere 21 anni fa questa rete vendita fatta davvero da grandissimi professionisti, ragazzi, li chiamo ragazzi perché sono dei sempre giovani, che hanno veramente la massima soddisfazione non solo dal loro stesso operato ma anche e soprattutto dall'azienda che li segue in modo estremamente determinato. Diciamo anche quindi che un po' per loro, un po' per migliorare l'offerta alla vostra clientela, voi avete aggiunto anche delle nuove linee di prodotto negli ultimi 2-3 anni. Sì. È una strategia, quello che dicevo prima, la Perfetti è molto attenta ad ogni canale di vendita. Per essere presenti, per continuare ad essere presenti in questo mondo qui, abbiamo adottato la strategia di diciamo aiutare e aiutarci a distribuire appunto dei prodotti partner e qui è nata la partnership con Kellogg's già 12 anni fa, con Amica Chips qualche anno fa, con Lago qualche mese fa. E quindi questo aziende leader di ogni settore, di ogni categoria, e questo devo dire che ci sta aiutando e penso che Perfetti riesca a dare un servizio ottimale al nostro cliente. Cosa dobbiamo attenderci per migliorare ulteriormente l'offerta al pubblico relativamente naturalmente all'offerta Perfetti? Ma diciamo che è un periodo un po' particolare. Sembrava un periodo di ripresa totale e adesso ci siamo un attimino fermati, c'è un po' anche di timore del consumatore, molto attento anche a quelli che sono i costi, no? E i prezzi e quindi stiamo monitorando anche noi come fare. Quello che posso dire è che
perfetti come azienda, ogni lancio che fa lo fa pensando anche al canale vending, e quindi tutta l'evoluzione che c'è dietro grazie al nostro R&D, alla nostra area sviluppo, è fatta anche guardando il canale, sia in termini di macchinabilità del prodotto, sia in termini anche naturalmente della qualità. Fabrizio, grazie per il prezioso contributo in questa prima giornata di Venditalia 2022. Sono assolutamente certo che tra poco riuscirai a uscire dalla folla che ti attende dall'altra parte dello stand, proprio per poter parlare con te e dar tutte le informazioni in relazione ai nuovi prodotti, a come entrare in contatto con la vostra rete vendita, che è costituita da 16 venditori, ricordo bene? Esattamente. Sì. Ci sono tra agenti e area manager, questa è la nostra forza vendita, esatto. Bene, grazie Fabrizio. Grazie a te Fabio, grazie a tutti. Grazie.